È una domanda che ci interpella, quella che Gesù rivolse ai suoi 2000 anni fa. A chi posso paragonare la gente di questa generazione? È una domanda che ha una forza in sé ed una attualità incredibile. Lo dice a me, lo dice a te. Lo dice a ciascuno di noi, lo dice a questo tempo, a chi posso paragonare la gente di questa generazione? E fa un esempio Gesù, straordinario, semplicissimo, efficace, profondo, audace. A chi è simile questa generazione? È simile ai bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri in questo modo: vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Siamo come dei bambini, incontentabili, insaziabili, non ci sta mai bene nulla. È venuto Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto Gesù, il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco, un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma siccome il Vangelo non è un libro morto, ma è un cantiere aperto, che scrive la storia anche con le nostre mani, potremmo aggiungere: è venuto Pio da Pietrelcina, che è stato segnato dall'amore di Dio, e avete detto: è un isterico, è un fannullone, è uno che si vuol mettere in mostra. E potremmo proseguire così. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. E noi vogliamo essere figli degni dell'amato. Persone cioè mai pronte a puntare il dito al messaggero per non accogliere il messaggio. Perché questo è il grande rischio che compie l'uomo, la donna, portati in qualche misura a rifiutare il messaggio della salvezza. Chi opera in questo modo, e Gesù rivolse questa parola, sapete a chi? Ai capi dei sacerdoti e ai farisei in modo particolare. Chi opera in questo modo, sapete cosa compie? Compie una resistenza alla salvezza, a quel messaggio che può cambiare la storia, che può dare nutrimento, che ci apre gli orizzonti verso traguardi nuovi, che fa muovere le mani verso quei sentieri della carità, che smuove i piedi verso quelle vie della missione, che fa battere il cuore perché innamorati fino in fondo. È quello che ha compiuto San Pio, lo stigmatizzato del Gargano, colui che proprio in questo giorno, nel lontano 1918, ricevette il grande dono da parte di Dio delle stigmate, il segno della passione, sulle mani, sui piedi, sul costato. Perché? Perché all'età di 31 anni il buon Dio lo ritenne idoneo di essere posto a modello di tutta l'umanità, perché come il serafico padre San Francesco, anche lui divenne nella storia un altro Cristo. I segni della passione, i segni della grandissima sofferenza, uniti ai segni della altissima dolcezza di Dio. Dio che lo ha conquistato, Dio che lo ha segnato, Dio che ce lo ha posto come modello di vera santità. E quelle mani segnate insieme ai piedi, insieme al costato, rappresentano proprio
le mani della carità, i piedi della missione, il cuore dell'innamorato, perché tale è stato Pio da Pietrelcina. Un frate minore cappuccino, sacerdote, primo sacerdote stigmatizzato nella storia, perché Francesco d'Assisi non era un sacerdote. Ecco, questo grande miracolo che Dio ha compiuto nel corpo di questo uomo oltre 100 anni fa, cosa può dire a ciascuno di noi? È un semplice ricordo quello delle stimmate? O non piuttosto che non esiste passione senza lo sguardo allargato, audace della risurrezione? Quelle mani di Padre Pio che hanno sorretto la croce di Cristo, sì, perché se Dio gli ha fatto dono di quei segni è perché l'ha voluto unire a sé nei patimenti. Quanta distrazione! Anche noi siamo come quei bambini che, se abbiamo fatto attenzione nel Vangelo, vien detto che sono seduti in piazza, rimaniamo seduti nelle nostre comodità, tutt'al più a puntare il dito. No, non ha fatto questo San Pio, non hanno fatto questo i santi. Avete visto oggi, avete ascoltato nella colletta iniziale, abbiamo pregato per questa santità dei martiri, Paolo e compagni, la cui storia è tremenda. Tutta la santità della Chiesa si caratterizza per l'autenticità, perché uomini e donne non sono stati seduti in piazza a fare come i bambini, scontenti, rifugiati e ripiegati nelle proprie lamentele, ma non hanno perso neppure un minuto della loro esistenza, perché hanno consegnato in tutto e per tutto la propria vita al Signore. E furono proprio le stimmate di Padre Pio che mossero il suo cuore ad una tenerezza grande. Dopo che egli ricevette le stimmate, poi fece costruire casa sollievo della sofferenza. Questi segni dolorosi e dolcissimi devono poter caratterizzare le mani, i piedi, il cuore di tutta l'umanità, che non può essere indifferente di fronte alla sofferenza. La sofferenza va amata, va curata, va fasciata, va accompagnata, va baciata, va benedetta, perché la sofferenza non è l'ultima parola sulla vita. L'ultima parola ce l'ha Dio, colui che ha permesso al Figlio Gesù Cristo di risorgere dai morti, e se Lui è risorto dai morti, noi risorgeremo insieme a Lui. Ecco che allora la passione trova luce, ecco allora che le stimmate di San Pio da Pietrelcina non sono la condanna della sofferenza fatta ad un uomo, ma sono il premio indicibile con cui il buon Dio ha voluto far dono non soltanto a lui, ma a ciascuno di noi, che dopo tanti anni dal suo ricongiungimento a Dio gli diciamo grazie, grazie San Pio. Quante mani hanno cercato di toccare quel corpo, di vedere quel corpo, di ascoltare la sua voce, di leggere i suoi scritti. Quante persone, quanti occhi, quante mani, quanti piedi. Dobbiamo lasciarci attraversare dall'amore di Dio. Anche le nostre mani, simbolicamente, devono essere segnate dalla sua passione, che diventerà la sua risurrezione, così come i piedi, che devono poter uscire per strada, quella chiesa in uscita a cui veniamo richiamati continuamente dal Santo Padre. E poi il costato, che è vicino al cuore. Un cuore che non palpita per un'umanità ferita e un cuore che non può dirsi cristiano. Muore in se stesso. E allora oggi, come famiglia, nell'Eucaristia, nel rendimento di grazie, eleviamo tutte le mani al cielo
per dire grazie, Signore, grazie. Grazie per il dono di San Pio da Pietrelcina, che ha voluto che il buon Dio lo segnasse e che lui assaporasse quel dolore, quella passione, quell'altissima dolcezza. Noi insieme a lui, insieme al serafico padre Francesco, il prossimo anno celebreremo gli 800 anni da quell'evento prodigioso sul Monte della Verna. Ecco, insieme a questa schiera dei santi vogliamo rendere grazie al Signore. Lo abbiamo fatto nel Salmo responsoriale. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore. E nella Sacra Scrittura dire con tutto il cuore significa dire con tutta la vita, con tutta la propria esistenza. Grandi sono le opere del Signore. Signore, sono grandi, enormi, infinite le tue opere. E anche lì dove io non riesco a comprenderle, sono certo che tu, con quel senno del poi, me le farai cogliere fino in fondo. Le ricerchino queste opere del Signore, coloro che le amano, tutti noi, come San Pio da Pietrelcina, innamorati del buon Dio, mettiamoci alla ricerca delle sue opere, non tanto come i bambini seduti in piazza, scontenti, ma piuttosto come adulti, maturi, capaci di accogliere la verità di questa parola, di assumerla in sé e di trasformarla in vita, per poter operare con quelle mani trafitte dall'amore di Dio, per poter andare con quei piedi segnati dalla sua passione, ma soprattutto con quel cuore palpitante che ci fa guardare certamente oltre il nostro naso e ci fa incrociare quel cielo, quel paradiso, quell'eternità a cui ogni uomo e ogni donna anela, perché la nostra vita è indirizzata lì. È proprio lì, nel cielo, che un giorno potremo dire grazie a Lui, perché si è fatto presente anche attraverso la vita dei santi e oggi gli diciamo davvero grazie perché si rende ancora una volta presente attraverso la vita di San Pio, il nostro amato santo del Gargano. E così siamo.